Oggi parliamo di un'altra chitarra fantastica, low cost. Ne ho già parlato di questa azienda qua al salottino, grazie sempre a Andrea di Firebird. E per oggi vi ho portato una Super Strat. Ne parliamo subito dopo la sigla. Buongiorno amici e bentornati, qui siamo al BM Blues ed io sono Paolino. Oggi parliamo di una Super Strat, ma prima di iniziare a parlare di lei, come al solito vi chiedo di iscrivervi al canale, pollice alto e non dimenticatevi la campanellina. Ripeto sempre, a voi non costa nulla tutta questa procedura, però mi dà la possibilità di far crescere questo canale e portarvi qui al BM Blues strumenti musicali nuovi e, perché no, delle offerte strepitose come abbiamo fatto in passato con il Boss Katana. Oggi parliamo di questa azienda, è la Jet Guitars, una bellissima azienda che mi ha fatto scoprire Andrea di Fiber Strumenti Musicali a Tradate. E devo dire la verità, agli inizi ero un po' scettico perché non conoscevo questa azienda, però mi sono ricreduto praticamente subito dopo averla imbracciata e iniziare a suonare su questa chitarra. Questa è una Super Strat colore, questo blu metallizzato bellissimo, battipenna bianco, humbucker al ponte, single e single, un tono e un volume, selettore a 5 posizioni. Il corpo di questa chitarra è in tiglio, quindi pesa il giusto, è fatta molto bene, bolt-on, e ha il facility access per arrivare fino in fondo in maniera veramente perfetta. Il manico è in acero canadese tostato, bello, molto bello, satinato, scorre la mano, che è una meraviglia perché è un C, 22 tasti, che dire, i fret sono messi veramente molto bene. E la tastiera, anche lei, è in acero tostato. Meccaniche presso fuse della Jet con il loro marchietto dietro. Si presenta molto bene, bello il ponte, lavora veramente molto bene con due pot, quindi ponte moderno, viene un po' di più l'accordatura. E il bello di questa chitarra, che mi è piaciuto molto, ma di tutte le Jet che ho provato fino ad ora, è che il capotasto è in osso. Sarà una cosa psicologica, ma a me piace molto in osso. Insomma, la chitarra è veramente bella, suona molto bene e il suo costo è di 230 euro di listino. Alcuni mi hanno detto che se la chitarra non costa 500-600 euro non è una chitarra, è un giocattolo. Non è vero, non sono d'accordo su questa cosa. Io devo dire che questa chitarra per 230 euro è una gran bella chitarra, e adesso vi faccio sentire i suoni, poi ci troviamo per le conclusioni. Thank you.
Eccoci ritornati, amici, alle conclusioni di questa meravigliosa Jet Guitar. Come vi ho detto, è una super strat. Il pick-up humbucker al ponte mi ha stupito molto, perché non è aggressivo. Pur essendo dei pick-up ceramici, non è così aggressivo, acido come suono. Avete sentito? È veramente un bel suono, mi è piaciuta molto e mi trovo molto bene con questo tipo di tastiera. Devo dire che gliela ridò indietro, Andrea? Non lo so, però vi metto in descrizione chiaramente tutta la sua scheda anagrafica con il link per andarla a vedere sul sito. Se volete acquistarla, affrettatevi, perché non ne abbiamo molte in magazzino e se me la tengo io ne avete meno una. Scherzo, questa è una chitarra col giusto prezzo, giusto equilibrio, ma molto molto divertente. Amici, lunga vita al blues, ci vediamo giovedì prossimo. Buon pomeriggio.